Ora siamo live, you are live. Perfetto, ci siamo, prima live dopo le vacanze, Luca, no? Prima live dopo le vacanze, soprattutto prima live che tu sei in cucina e sei subito presente. Esatto, si ritorna all'interno perché ormai comincia a far freschino la sera, quindi ritorno in cucina con grande dispiacere perché stava così bene fuori, no Luca? No, ma soprattutto sai cosa Marco, in realtà fuori era bellissima anche la location, quindi anche tutto il bel verde che c'era intorno, era proprio il bello. Pace proprio, con la era... location così fuori, stava bene. Sì, sì, era proprio bello. Adesso, Marco, aspettiamo sempre i nostri minutini canonici, anche perché magari qualcuno ancora in vacanza, anche se la maggior parte magari ha già ripreso. Esatto. E quindi aspettiamo sempre un attimino, anche perché oggi ci preparerai, io l'ho scritto già, eh. L'ho già scritto. Ah, quindi... già spoiler. Cominciamo subito con gli spoiler, con l'inizio delle dirette, eh? Allora, non c'è fabbrica. Bravo, assolutamente sì, ho scritto che tipo di ricettina andremo a fare, anche perché oggi ci siamo connessi, in realtà, un minuto prima noi, quindi oggi siamo noi un coach in anticipo. Però ci mancava troppo la live, quindi dovevamo cominciare. Assolutamente, anche perché Marco, poi tra l'altro, io quando sono stato anche in montagna ho provato un nuovo bassa temperatura, dove eravamo a noi, era top. Infatti quando adesso vai, scusa. Vai, sto facendo l'uovo, è veramente spettacolare. No, bomba, anche perché adesso ogni volta che vado in giro, no? O anche magari qualcuno che ci conosce dice: oh, ho visto cotto a bassa temperatura, mi sei venuto in mente. È visto, anche perché una volta che lo provi, secondo me non si torna più indietro. Esatto, quello è sicuro. Quello è garantito. Come l'hai mangiato, l'ovetto? Con cos'era abbinato? Allora, in realtà io l'ho preso liscio. Abbinato poi con lo speck croccante e poi sul letto di insalata, era devastante, veramente molto buono. Superissima, buonissimo. Sì, anche perché sai che io non sono troppo, sono abbastanza... complesso. Sono abbastanza easy. Vabbè, ma l'uovo è talmente perfetto con la bassa temperatura, come dico sempre io a colazione ne vado straghiotto e me li tengo pronto, perché è buonissimo. Così sì, semplice, un pizzico di fiocco di sale è buono, sì. Molto, molto buono. Ciao Claudio, benvenuto. Ciao Claudio. Adesso Marco, questo piccolo periodo di, tra virgolette, inattività dalle live, ti è mancato un po' l'appuntamento del lunedì? Ci manca un po', dai, perché almeno così si fanno due chiacchiere, si confronta, si dà qualche idea nuova sui piatti. Quindi è bello sempre. No, ma soprattutto perché tra l'altro, come si dice, anche noi in questi giorni che abbiamo ripreso ci siamo trovati e abbiamo un sacco, veramente, lo diciamo spesso, ma in realtà tantissimo soprattutto a settembre, perché settembre è il nostro compleanno, quindi esatto. Ci saranno delle belle sorpresine per il nostro compleanno, poi soprattutto per Natale, saranno delle belle cosettine, molto 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 interessanti. Allora sì, Marco, caldano il motore. Sì, io direi che comunque sia la live rimane, quindi se vogliamo tranquillamente anche iniziare noi a far due chiacchiere mentre ci spieghi la ricettina di stasera, se vuoi partire vai. Stravolentieri, poi come promesso adesso le live con la ricettina la facciamo in pillola, cerchiamo di rimanere belli compatti in poco tempo, spiegare una ricettina facile con tutti i procedimenti e non rubare troppo tempo nelle spiegazioni, quindi siamo super super veloci come eravamo prima delle vacanze. Sì, vai. Perfetto, Marco. Allora, ovviamente Marco, con gli ingredienti. Se c'è qualche domanda chiaramente ti busso e ci siamo. Non interrompi, vai sereno. Perfetto, allora partiamo con gli ingredienti. Questa sera ho voluto fare un altro piatto che secondo me è veramente spettacolare, che c'è nel corso di Cotto Vuoto, che è il baccalà. Il baccalà secondo me rende tantissimo con
diversa tipologia di cottura, perché proprio lo esalta, lo ammorbidisce, è veramente un ottimo prodotto quando a bassa temperatura. Oltre a farlo a bassa temperatura e a farlo mantecato, abbiamo già fatto un contest a inizio anno sul baccalà cotto vuoto a bassa temperatura che aveva fatto esplodere le menti con abbinamenti anche diversi, che aveva dato una mezza linea guida, e c'era stata anche la live di un nostro studente che lo faceva in diretta dandogli due o tre consigli su come fare. Quindi torniamo a noi, baccalà cotto a bassa temperatura con delle pesche. Con le pesche cosa vado a fare? Vado a fare una salsa di pesche sempre cotta a bassa temperatura, e poi vado a fare un carpaccio sottilissimo di pesca fresca e a mettere un po' di polvere di paprika, paprika affumicata o peperone affumicato e poi disidratato. Io qua per esempio quando lo faccio faccio un po' di peperoni, vado a farli bruciacchiare sul fuoco, se c'ho accesa la griglia, sulla griglia. Una volta che sono belli bruciacchiati, un pochino ammorbiditi, vado a metterli in un contenitore con della pellicola, li lascio raffreddare, pelo, tolgo i semi, li asciugo bene, essiccatoio, faccio essiccare per bene, una volta che sono secchi vado a frullarli, utilizzo un macina caffè, in modo tale che non devo fare chissà quali grandi quantità, mi viene una polvere bella sottile e super profumata. Io vado a fare questa tipologia di polvere. Il baccalà è semplicissimo, perché come si vede nel corso, viene semplicemente acidificato, messo in busta con un filo d'olio. Io qua per esempio oggi ho utilizzato un olio aromatizzato al timo, messo sotto vuoto, fatto cuocere, poi l'ho raffreddato e lo mantengo in frigo per questo piatto, perché lo voglio servire freddo. In abbinamento c'è la purea di pesche, sempre pesche belle mature, pulite per bene, tolto il seme, tolti tutti il picciolino, quello che può dar fastidio, messo sotto vuoto al naturale, cotto sempre a bassa temperatura e da caldo frullato e setacciato per ottenere una salsa bella liscia e cremosa senza aggiunta di niente. Anzi, io l'unica cosa che metto facendo una ricetta salata è un filo d'olio a montare e un pizzico minuscolo di pepe, giusto per contrastare la dolcezza della pesca. Allora, adesso vado a preparare la pesca per il mio piatto, quindi con una mandolina vado a fare delle fette di pesche belle sottili, così. Ok. Quindi grazie all'aiuto della mandolina riusciamo a fare, o se non c'avete la mandolina con la schiacciatrice, delle fette sottili che daranno la parte croccante al piatto, perché come avete visto stranamente non ho un'altra tipologia di parte croccante nel piatto, perché la voglio dare proprio la pesca. E cosa andiamo a fare? Vado semplicemente ad aprire il mio baccalà da sottovuoto. Adesso io ho già il mio bel contenitorino nel lavandino, me lo tengo qua da parte il liquido del baccalà. Okay. Marco, posso interrompere un secondo che abbiamo una domanda da parte di Claudio? Assolutamente sì. Allora, Claudio chiede se gli aromi, tipo il rosmarino, sì, è sconsigliato metterli nel sacchetto. La scorza del limone... Aspetta, sì, non è finita. Vai, scusa. La scorza del limone o pompelmo arancia invece? Sì, allora io consiglio di lavorare più che altro con degli oli aromatici. Perché? Perché andando a prepararci degli oli aromatizzati con il limone, con il rosmarino, con il pompelmo, abbiamo sempre la stessa concentrazione di profumo all'interno dell'olio, quindi riusciamo a calibrarlo meno, non rischiamo che la fetta di limone, la scorza di limone sia troppo saporita, perché il limone è particolarmente profumato e qui ci fa sballare parecchio la ricetta. E poi soprattutto per una questione di sicurezza, nel senso, se io mi faccio gli oli aromatizzati, l'olio viene fatto a una temperatura leggermente più alta, come si vede nel corso, si può fare intorno ai 65 gradi, come si è visto nelle live zoom che abbiamo fatto ultimamente, e quindi abbiamo un olio che è sicuro, si fa scolare la parte liquida che si crea durante la cottura, una volta che viene fatto l'olio, abbiamo il nostro olio sempre stabile e profumato in maniera identica. Quindi se andiamo a mettere in una porzione di baccalà un cucchiaino di olio al limone,
tutte le volte che useremo quell'olio al limone il risultato sarà uguale, perché riusciamo a bilanciarlo per bene. Se andiamo a mettere la fetta o il pezzo di rosmarino andremo a sballare, perché non sarà mai identica la concentrazione all'interno del pesce. E poi anche perché andando a mettere il rosmarino a contatto col pesce rischiamo una contaminazione crociata. Ad esempio, c'è un batterio sul rosmarino perché non è stato lavato in maniera perfetta, lavoriamo su temperature talmente basse che il rosmarino non si andrebbe a panificare. Ok, è un po' questo il concetto. Sto chiarito il dubbio, Claudio? Dimmi, se no facciamo un altro approfondimento. Luca? Ok, Marco, ok, okay, sì, scusami, ti ho a schermo intero così tutti possono vederti bene. Quindi dicendomi così, una volta ho provato a mettere del rosmarino nelle costine, ho fatto una stupidata. Allora, lì siamo su una temperatura di sicurezza e per un tempo parecchio prolungato, quindi sarebbe meglio non farlo per il discorso aromatico, ok? In modo tale che se metti un pezzo di rosmarino, domani ne metti due pezzi un po' più grossi, il risultato della costina sarà diverso perché sarà molto più aromatizzato, perché sappiamo che sotto vuoto i profumi vengono esaltati, quindi se sbagli il dosaggio rischi di mangiare un rosmarino alla costina, non una costina rosmarino alla fine, sì. Capito? È un po' quello il concetto. Okay. È molto più tecnico fare un olio, però rimane anche più pratico, perché comunque una volta c'ha gli oli profumati in casa, li utilizza su diverse ricette, magari andando anche a mettere meno condimenti e meno sale, perché riesci già a dare un profumo al piatto senza dover aggiungere altro, perché con un olio profumato già gli dai uno sprint in più al piatto. Ok, grazie, risposto, grazie. Grazie a te. Allora, il baccalà, io oggi ho voluto cuocerlo e raffreddarlo, come potete vedere è super 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 morbido, vedete che se schiaccio per bene si sfalda. Cosa vado a fare? Vado a mettere sul piatto un pochino di polvere. Adesso chiedo al cameraman se mi si avvicina. Grazie. Ok, vado a mettere un pochino di polvere sul fondo del piatto, così. Dopo vi spiego perché riempio il piatto di polvere sul fondo. Ok. Così, è uno strato sottile, non sono pezzi troppo spessi, altrimenti avremo una concentrazione di sapore solo in un punto. Vado ad adagiare il mio baccalà. Ecco qua, si vede proprio la sfogliatura, vediamo, vedete che è ancora traslucido, la consistenza è perfetta, il sapore è buonissimo. Allora, quello che vi posso consigliare sempre sul baccalà, assaggiatelo per la quantità di sapidità che ha prima di metterlo nel sacchetto, altrimenti da far dissalare ancora, se no si rischia un piatto troppo salato. Ok, adesso ovviamente sale non vado a metterlo, vado semplicemente a fare questo, vado a mettere un goccio di salsa baccalà e vado a coprire il baccalà con il mio carpaccio di pesche, che come ho detto prima sarà quello che darà la nota fresca e croccante al mio piatto. Ok. E poi, per completare il piatto, una bella salsatina ancora e siamo a posto. Il piatto, come avevo promesso, è stato velocissimo, super semplice, il risultato è super fresco, è l'ultimo colpo dell'estate, perché è uno degli ultimi piatti freddi che faremo adesso, perché poi si ricominceranno con i bei piatti, quelli invernali, belli, belli decisi. Il gioco di mettere il peperone sotto, affumicato, qual è? Quello di contrastare la sapidità del baccalà, perché comunque, volente o nolente, la sua sapidità ce l'ha. La dolcezza della pesca e il peperone che dà quella nota di affumicato, quindi ci sposta ancora il gusto da salato, dolce, affumicato. E avere la polvere sotto così, cosa serve? Serve che ogni boccone avrà una percentuale di fumosità, di peperone, di parte più o meno dolce, differente, quindi sarà molto divertente mangiarlo e non annoierà come piatto. Io, Luca, se ci sono domande, sono qua.
Spero sia piaciuto il piatto. Il piatto mi è piaciuto un sacco a me. Molto, molto, molto. Veramente... Adesso... Vai. No, no, vai, scusami Marco, vai. Sto dicendo, è veramente un piatto super fresco, super, super freddo ancora, visto che saranno gli ultimi, perché, come ho detto prima, sta cambiando un attimo la temperatura, ultimi colpi di estate, quindi le ultime teste che riusciamo a prendere, sfruttarle, magari quelle un po' meno belle, tra virgolette, per fare la salsa, e con le ultime, quelle che sono ancora la parte leggermente morbida, però col croccantino, usarle per fare il capaccio. Claudio ha risposto super ed è la mia stessa risposta. Grazie Claudio e grazie Lu. No, no, davvero. E Marco, beh, adesso magari aspettiamo ancora un minutino, se dovessero esserci domande o magari qualcuno è ancora, come si dice, è proiettata agli orari estivi e gli orari da mare e quindi magari è ancora a tavola o si connetterà dopo. Comunque sia, ma potete rivederci tutte le volte che volete, quindi c'è un motivo di fare tutte le domande quando rivedete la live poi in differita. Esatto, comunque sia, noi siamo ovviamente attivi in community e rispondiamo a tutte, o meglio, lo chef risponde a tutte le domande, le domande che possono essere. Dai, bene. Marco, io direi che se tu non hai nient'altro, siamo stati super anche nei tempi, come promesso. Fantastico. La pillola del lunedì, poi dopo questo mese ne faremo altre due di live, e quindi poi ci saranno tante tante cose, quindi guarda, direi super. Vi aggiorniamo su tutto il work in progress che abbiamo, poi che si riparta alla grande. Sì, assolutamente. Va bene Marco, dai, direi grazie che... a tutti. Anche Diego ha scritto piatto strafigo. Grazie Diego. Ci siamo. Poi, ovviamente, mi stavo dimenticando di dire una cosa importante, Marco. Domani, vai, o massimo mercoledì, metteremo ovviamente in community la foto del piatto finale con tutti i procedimenti, quindi la ricetta completa, in modo tale che se volete riproporla, rifarla a casa, avrete tutte le info tecniche per farla. Fantastico. Perfetto. Super. Grazie a tutti. Grazie mille ancora a tutti. Buona serata. Buona serata. Ciao. Ciao.